Ciao a tutti, io sono Mr. Magician e sono felice che sei qui a vedere il mio video. Oggi non porterò né un tutorial né una compilation, semplicemente un video diverso dagli altri, dove appunto farò la performance di un effetto che ho creato io stesso. Perché ho creato questo effetto? Avevo bisogno di un effetto innovativo e molto di impatto e che non duri troppo, perché dovevo fare un video per partecipare ad un torneo tra maghi, una competizione tra maghi, in cui io spedivo il video di una magia, un effetto qualunque, e poi li mettevano tutti insieme e vedevano qual era quello più bello e decidevano il vincitore. Io, creando questo effetto, parteciperò alla competizione con questo, appunto, questo effetto che vi andrò a mostrare. Speriamo di vincere. Ah, e lascio un like per supportarmi e un'iscrizione, dai, non costa niente. Un'iscrizione, schiacciate quel pulsante iscriviti appunto per far crescere il canale. E poi lasciate un commento una volta finito il video per informarmi di quanto vi è piaciuta questa magia. Magari mettere un voto da 1 a 10 o dire cosa avrei potuto migliorare, la presentazione e tutto quello che volete. Se volete che porti un tipo di contenuto specifico, ora iniziamo. Prima di tutto, si va a dare una mescolatina. Ecco qui, perfetto. Ora chiedo allo spettatore di dirmi stop quando vuole. Stop qui, ok, tolgo. E semplicemente questa è la carta che ha scelto, no? Una donna di cuori. Perfetto. La donna di cuori la prendo e la appoggio un attimo qui. Perché cosa andrò a fare? Un ventaglio. Semplicissimo. Poi prendo appunto la donna di cuori, la vado ad inserire nel ventaglio. Ecco qui, donna di cuori inserita nel ventaglio. Perfetto. Ora cosa vado a fare? Vado a chiudere il ventaglio. Ma io non vi ho detto ancora a cosa serve tutto questo. Semplicemente voglio teletrasportare la carta. Ovvero questa carta prenderà la posizione di un'altra carta e quell'altra carta prenderà la posizione della donna di cuori. Ora vi faccio vedere. Prima di tutto ho bisogno di dialogare con la carta. Quindi andiamo. Ehi, tua bella, mi faresti un piacere? Ti potresti teletrasportare in un'altra posizione del mazzo? Non vuole. Allora, guarda, facciamo un accordo. Io faccio una cosa per te, tu fai una cosa per me, no? Che ne dici? Hai detto ok. Cosa vuoi che io faccia per te? Ha detto che faccio schifo a squadrare il mazzo e che appunto quello che io lo squadri meglio. Ebbene, allora accontentiamola, tutto, no? Bisogna alla fine che si teletrasporti. Squadriamo per bene, ecco qui. Perfetto, tutto pronto. Guarda, metto anche perpendicolare all'asse. Perpendicolare all'asse, perfetto. Asse RS ovviamente. Ora ti puoi teletrasportare? Ok, ha detto che lo farà tra 2 secondi, giusto il tempo. Hai fatto? Ok, ha fatto, perfetto. E mi ha detto anche dove si è teletrasportata. Quindi semplicemente la carta non è più la donna, ma è un 4 di fiori. Questo cosa vuol dire? Semplicemente la donna ha preso il posto del 4 di fiori e il 4 di fiori ha preso il posto della donna. La donna mi ha detto anche in che posizione è andata, ovvero in prima posizione. Quindi vuol dire che il 4 di fiori prima era in prima posizione ed è andato al posto della donna e la donna ha posto il 4 di fiori. E ora ve lo mostro. La donna di cuori è in prima posizione. Il teletrasporto è riuscito. Beh, cosa posso dirvi? Spero che vi sia piaciuto questo effetto. Questa performance di magia. Ricordate di iscrivervi, lasciare un like e un bel commentino. Beh, detto questo, detto tutto, dal mio Magician è tutto, passo e chiudo.